Passiamo a un'altra interrogazione. Allora, il numero 8, mi sembra, sì, il numero 8, interrogazione con risposta verbale presentata dal consigliere Mirko Moreschi, che è il numero 3308 del 18/3/2024. Se ce la fai a leggere, Mirko, se Sì, no. adesso provo, vediamo nel Sì. caso. Fin dal giugno 22, a seguito di apposita interrogazione presentata dalla consigliera Di Biase, riproposta dalla stessa pochi mesi or sono, si è evidenziata la necessità di verificare il grado di sicurezza del ponte sul Tartaro sulla SR10. Nella discussione del 22, la prima, lei sindaco rispose che, virgolette, Veneto Strade ha assicurato che in accordo con il consorzio di bonifica verrà a breve richiesto un abbassamento del livello del canale per approfondire lo stato delle spalle esistenti del ponte. Seguirà il progetto esecutivo del risanamento del ponte sul canale Tartaro entro fine settembre del 22. E successivamente verranno avviate le procedure di appalto per dei lavori che presumibilmente inizieranno entro fine 2022. Lo studio di ingegneria del Prof. Ing. Claudio Modena sta redigendo il progetto esecutivo dell'opera, finanziato dalla Regione Veneto con DGR 825 del 20 e DDR 285 del 2020, pari a 300.000 euro. Nella successiva interrogazione dell'ottobre del 23 sul medesimo tema, le fu richiesto di documentare quanto promesso ed assicurato 16 mesi prima, ma nessun atto che rilevasse ufficialmente la solidità del citato ponte, notoriamente soggetto a quotidiano traffico intenso, fu esibito in questo consesso. Se ne si chiede se nel frattempo sia stato effettuato il sopralluogo da parte di tecnici specializzati e se ne abbiano certificato lo stato di sicurezza per qualsivoglia tipologia di transito. Grazie. Sì, no, stavo solo controllando perché allora, se quella letta era la 308. Esatto, Scusami, però ho ma è solo sbagliato perché io. dopo Ho vabbè, è lo stesso, sbagliato. Se per te è lo stesso, non c'è no, problema. visto che l'hai appena letta e fai anche Scusa, fatica, non sì. voglio No, fartela scusami, ho ripetere. invertito i Ecco, cosi. allora Scusami. sappiate che comunque quella Se per appena te non è un problema. no, ma è lo stesso per noi, perché poi Ok, tanto la perfetto. risposta te la do. No, era perché mi sono invertito, scusami. Allora, proprio in questi giorni, fatalità, dico per fatalità, stanno completando dei lavori sul ponte. Non so chi è passato anche oggi. La settimana scorsa hanno fatto le prove appunto con la barca sotto il ponte. Oggi stanno facendo il carottaggio. Poi, appena ci sarà la documentazione finale a cura di Veneto Strade, riusciremo ad avere anche questa casistica, di capire esattamente come è messo il ponte. Sarà mia cura. La notiamo anche già da oggi, e darvi la spiegazione, insomma, di quello che sarà. Questa indagine mi riporta al discorso un po' di prima, cioè abbiamo detto gli enti, no? Veneto Strade, ANAS. Allora, con Veneto Strade, e che è veloce, siamo arrivati ad oggi. Da quando è successo quel problema al ponte, vi ricordate, parliamo di 6-7 anni fa, Ti più o posso meno. fare una chiosa su questa cosa qua, visto Sì. che Ok, parliamo di quello lì? Quel manufatto che c'è lì, cosa se ne fa? Non se ne fa niente? no, no, ti dico anche di questo. Sì, è un No, altro. dico, No, vabbè, no, mi vabbè. è ritornato alla mente Certo, perché allora cioè, tutta parliamo questa di roba. quella zona, ok? Così almeno do anche una risposta completa su questo. Allora, adesso ci sono le prove sul ponte per vedere la stabilità, però altre ne avevamo già fatte anni fa, ok? Quando è successo quel caso, perché anche la mia preoccupazione era, ma no gara, se la crolla un ponte siamo messi malissimo, ma non solo noi, per tutto quel traffico che diceva prima che va verso Lo sai Mantova. bene che Certo, dobbiamo fare giro da Gazzo, vero? allora salutiamo, Emanuele. prego Emanuele di prendere posto, era Lo entrato sai Emanuele bene che Montemezzi. è già successa una cosa simile quando tutti i veicoli È passavano di certo, là. è certo. Oltretutto, sai che a Gazzo esiste, insomma, ci sono delle ditte, quindi con dei camion e tutta Allora, una serie di problemi. noi soffriamo del traffico pesante e soprattutto di quello ultra pesante.
E quello di ultra pesante, senza far nomi di ditte, portano del materiale ferroso molto pesante, facciamo il conto in quintali che magari ci capiamo ancora meglio. Una volta un camion portava 300 quintali, ok, camion rimorchio, adesso abbiamo questi camion che hanno le dimensioni di un tir, ma in realtà portano 1100-1200 quintali. Okay. Perché li vediamo come sagoma normali, hanno due lampeggianti, non hanno la scorta, però in realtà un camion così disfa le strade. Guardate Sanguinetto, per esempio, quella grande rotatoria dove ogni tanto si rifà il manto stradale, perché loro tirano, ma anche nella nostra purtroppo, questa di Montalto per intenderci, ok, quella verso Mantova, dove voi notate che l'asfaltatura fa come una coperta, perché avendo un carico veramente enorme porto l'asfalto verso i bordi, no? E quindi creo quelle onde. Purtroppo, non lo so, insomma, anni fa, prima che noi sedessimo qua, forse è stata data questa possibilità di passare con questi grossi mezzi, però noi, o Veneto Strade, abbiamo sempre quel budget per mettere a posto le strade, ok? Quindi sono aumentati i carichi, non utilizziamo secondo me le ferrovie come dovrebbero essere utilizzate, quindi il trasporto, 80% di quello nazionale è ancora su gomma. Questo siamo d'accordo. Poi, per risparmiare sul costo, chiaro che se porto via il quintalato di tre camion su uno solo, chiaramente, boh, certo, sì, chiaro. E questo, no, questo è solo una premessa per dire che anche quel ponte mi preoccupava, quindi per un periodo, l'avrete notato, ho fatto per quello che potevo, perché le competenze del sindaco non sono infinite, al di là che uno pensa che il sindaco fa quel che vuole, non è così. Se io fermo i carichi o metto un blocco, ne pago le conseguenze, ci siamo. Allora, ho, per il limite del possibile, ho bloccato i carichi pesanti di quel tipo e ho obbligato una macchina a sostare vicino al ponte per far transitare almeno uno alla volta quei carichi. Ricordate? Loro l'hanno fatto per un certo periodo, poi Veneto Strade non ha più messo un freno, così sono state fatte delle prove e hanno detto possono transitare. Adesso non ero poi contento di quelle prove, volevo delle prove ufficiali, e sono quelle che vengono riportate nell'interrogazione, stanno facendo quelle ufficiali. E quindi appena avremo la documentazione la porterò io in questo consiglio. Allora, okay. Stanno producendo documentazione, sì. Che quei carichi lì possono comunque transitare. No, quella sui carichi. No, sì, sì, certo, ok. Sul scusa, ponte, sul mi ponte. Sono espresso male. Sì. Che il ponte può, il ponte può sostenere questi carichi. Può reggere, anche perché è okay. Un manufatto, a un certo punto si è creato anche un gradino, okay. E quindi il camion passando faceva anche una sorta di vibrazione, non però permettimi, rispondomi e basta. Devo fare un po' di polemica, perché se no non ne veniamo mia forca, capisci? Certo. Sì, no, funziona che... così, sai, no, no, tu ma sei non lì, è... io sono qui, no. Io ti faccio la polemica e cioè funziona così, sai. Se vuoi ti completo, sì, no, no, ti è completo dal 2000... il discorso del bypass. È dal 2000 di... sì, e dopo mi concludi questo. È dal 2018 che escono articoli su sta cosa del ponte, cioè, voglio dire, allora io capisco tutto e va bene, capisco che dalla parte vostra voi dite stiamo facendo, ci mancherebbe, io ti dico dalla parte mia che stai facendo poco, sì, non sì. Tu Flavio, ma no, l'amministrazione no. State facendo poco, perché è dal 18 che dite, qua te l'hai scritto, no. Ci penso anche di notte, c'è un articolo che dice ci penso che di notte, non dormo più, capito? Voglio dire, poi nel D19 è stato appunto chiuso ai trasporti, quelli che dicevi prima, eccezionali, non si può ripensare sta cosa qua? Cioè di richiuderlo ancora per un certo tipo di trasporti, allora, che... perché, cioè, lo so, parliamoci amico. Chiaro, se passa una macchina non c'è nessun problema e lo sappiamo tutti. Però quanti di quei tir lì transitano tutti i giorni su quel ponte lì? Minimo... Io non li ho contati, ma immagino che siano parecchi. No, li ho contati io. Sono a volte 20, a volte 30. Ecco, quindi credo che... adesso io non sono un ingegnere, non sono un tecnico, faccio tutt'altro, ma sono convinto che siano, insomma, troppi. Abbiamo... no, ti faccio una completezza del discorso viabilità che magari... sì, potremmo trattarla anche separatamente, ma magari un po' alla volta discutendola anche qua dentro ci... no, ma io ho interesse che tutti
capiscano e magari vengano in linea con me o anche contrari, se non è che con la bacchetta magica e so le cose che non sanno altri. Però torniamo al discorso proprio di questo traffico pesante che ci assilla anche un po' troppo. Quando abbiamo chiuso momentaneamente il ponte abbiamo fatto il bypass, ma non è mai stato chiuso, cioè, ricordiamo che tra mille sacrifici però si è sempre circolati. Abbiamo anche pensato di chiudere totalmente la zona, allora ho chiamato ANAS, Veneto Strade, i comuni confinanti, i comuni anche di altre regioni tipo Vinimpenta. Abbiamo fatto degli incontri e abbiamo cercato una viabilità diversa rispetto a passare al centro di Nogara. Si è visto altre zone, però c'era un altro ponte che era nella zona di Gazzo Veronese, dove c'era quella trattoria, adesso a Roncanova, quando dove passi Roncanova. Dov'è che ti riferisci? Cioè, dove si mette sempre la pulizia stradale? Ah, dove sì? C'era meno male che me l'hai detto così, non passo quando... No, Ponte Mulino. Ponte Mulino, ok, perfetto, sì. Che è un po' di piante, un po' di ombra. Sì. Ecco, lì io non lo sapevo, però loro avevano in mano che anche quel ponte non potevano passare perché era pericolante. Non mi sembra che abbiano fatto niente su quel ponte, però abbiamo un divieto. Allora ci siamo spostati un po' più giù, passando da Gazzo Veronese verso Vinimpenta, cioè da Gazzo, insomma, da Roncanova verso Vinimpenta, e lì ho anche detto al sindaco all'epoca, ho detto, scusa un attimo, ma se chiudo io, chiudi anche te, questi qua non mi passa più da nessuna parte. Ma lì non c'è stata una risposta, tanto è vero che alcuni camion girano attorno alla rotatoria di Nogara, se fate caso, e vanno verso Stiglia, alcuni di questi camion, perché probabilmente vanno giù da lì, presumo. Poi attraversano il centro, ma lì non mi risolve mia il problema, ne creano anzi un altro, perché andando diretti verso Mantova invece vanno verso Vinimpenta. E anche lì... Passano dalla frazione di Branco. Esatto, ci siamo messi d'accordo anche col sindaco di Vinimpenta, che anche lui mettesse di divieti come mettavamo noi. Però ecco, vi dico, è veramente difficile, perché poi subentrano le associazioni, la Confindustria, questo e quell'altro stato, che magari hanno più voce in capitolo di qualcun altro, e quindi la cosa è così. Okay? Accordi a livello un po' più in alto del nostro. Capisco, che, sai, io lo capisco il fatto di fare magari dei proclami, di adesso fermo... la circonvallazione, insomma, fermo tutte quelle cose, chi poi sai, insomma, no, se proclami, robe quella, che si dicono, no, quella poi lì è, no, cioè, no, sì, quella lì è reale, a me fa piacere se c'è finalmente, ok, nessun problema, anzi, se vuoi fare un consiglio doc per me, cioè, il problema mio è che prima forse non ho trovato niente, no, ti dico solo che il problema di quel ponte lì esiste, di questo qui parlo, del ponte del Tartaro, certo. Sulla strada regionale 10, oggetto. Ma allora esiste, adesso vediamo, però se la documentazione, certo, ti arriva che è sicuro il 100%, okay, non esiste più il problema, capisci? Pensiamo però al fatto di veramente di pensare ancora a mettere un'inibizione per quei tipi di carichi lì. Ma le pensiamo tutte. Perché però, Flavio, IE veramente, cioè IE enormi. Però pensiamo anche a una cosa, che se un sindaco è da solo in questa battaglia fa poco, se fossimo un po' di più, ecco. Ma se nessuno comincia mai, loro non fanno mai niente. No, il problema è che si inizia. Però può essere che qualcuno venga accontentato in altri modi, allora non è più della tendenza che posso non andare oltre. Abbiamo capito. Ok, allora alla fine poi ti ritrovi sempre lì, che il problema è tuo o nostro, perché siamo qua tutti consiglieri, quindi il problema è nostro. Allora, appena ho le notizie ve le dico. Chiudo dicendo del bypass, che appunto è una richiesta che è stata fatta. Il bypass abbiamo richiesto di riprendercelo in carico noi, perché ci sarebbe la progettazione di una ciclabile. Cioè lo utilizziamo per far circolare la mobilità leggera. Visto che c'è. Utilizziamolo, anche perché, non so, cos'è che sui 400.000? No, non è costato niente. Sì, però no, ma non so nemmeno la cifra esatta, sì, perché... Però,
lì Veneto dovevano... Strade non è che fai so... cioè non è no, che fa le cose con i soldi, però fa, i soldi, fa le cose con i soldi di tutti. Però inizialmente, siccome era provvisorio, avevano affittato i terreni. Ah, ok. Adesso penso, spero che sia, che li abbiano acquistati, tanto è vero che se ce lo danno, che non abbia l'agricoltore che mi corre dietro perché magari usa i suoi campi, spero proprio di no. Comunque dovrebbe essere tutto fatto, quando avremo il progetto anche lì della, dell'utilizzo del bypass ve lo porto così lo guardiamo assieme. Grazie, procediamo allora con l'altra che è quella... Sì, mi scuso per l'inversione del punto, okay. Mi sono confuso.